Campionato di calcio. Folla straripante sino ai margini del terreno di gioco allo stadio comunale di Bologna per la venuta dell'imbattuto Milan, grande attrazione internazionale del torneo. Sotto la direzione del romano Orlandini, la partita inizia a ritmo serrato e i bolognesi, in maglia verde per dovere di ospitalità, fronteggiano con calma ed abilità lo squadrone rossonero. Non si fa tempo a registrare un netto fallo di Ballacci ai danni del lanciatissimo Sørensen e sarebbe stato un sacrosanto calcio di rigore che l'attenzione si sposta dall'altra parte del campo, dove la difesa milanista commette un pasticcio, consentendo a Cervellati di portare i petroniani in vantaggio. È l'unica volta dall'inizio del campionato che il Milan non segna per primo. Che la 14ª giornata gli debba essere fatale? No, perché passano appena 7 minuti che Schiaffino, con un numero di alta acrobazia, sorprende nettamente Giorcelli e rimette in parità le sorti dell'incontro. Alla ripresa del gioco, l'uruguaiano sfodera il meglio del suo repertorio e sotto la sua spinta imperativa il Milan si distende armoniosamente all'attacco. La difesa bolognese è ora impegnata a fondo per fronteggiare quell'autentica società delle nazioni che è la prima linea milanista, alla quale da man forte il terzino Silvestri, con qualche punizione da brivido come questa, persa d'un soffio a lato del montante. Come logico corollario della sua maggiore pressione, la squadra ospite riesce a passare ed è il capitano Nordahl che, anticipando i difensori, batte irresistibilmente Giorcelli con un tiro angolatissimo. Questa volta il Milan è padrone del campo. All'abbraccio dei giocatori fa riscontro il sorriso del presidente, finalmente libero da preoccupazioni. Che questo sorriso sia di buon auspicio per il prossimo grande derby della Madonnina.